Buonasera amici e amiche, siamo nella sala del Consiglio Comunale di Napoli in compagnia dell'onorevole Crescenzio Rivellini. Stiamo presentando il suo nuovo lavoro editoriale, Non faccio nomi, solo cognomi. Bene, onorevole, quali cognomi farebbe così, proprio di pancia? Ma io ne faccio tanti, racconto fatti e nomi circostanziati di un periodo politico che bisogna assolutamente rivedere e ristudiare. Gli ultimi 20 anni di politica sono stati veramente importanti per quella che definiamo la Terza Repubblica. Credo che il mio libro, che è un libro di parte, perché il mio diario politico possa essere utile a chi fa opposizione, perché racconta episodi di grande opposizione fatti negli anni scorsi, può essere utile a chi vuole costruire qualcosa, perché specifica che la politica non la possono fare tutti, che la politica è passione, è lavoro, è esperienza. Quanti manifesti ho incollato io di altri prima di incollare un manifesto mio? Quanti santini di altri ho distribuito prima di distribuire i miei santini? Come a dire che, e questo è un riferimento preciso ai grillini, che non tutti possono fare politica perché altrimenti fanno danni. E mi piace sottolineare in questo libro che gli episodi descrivono un Rivellini grillino ben prima di Grillo, perché io ho restituito lo stipendio di consigliere regionale nel 2005, quando non si convocavano i consigli regionali, quindi io restituì i miei soldi, i soldi che avevo ricevuto dello stipendio, e credo che a quell'epoca Grillo era solamente un comico. Io ho parlato in lingua napoletana a Bruxelles, quindi sottolineando il valore della sovranità, quando Salvini probabilmente era solo un consigliere comunale. Quindi chi lo vuole lo può acquistare nelle edicole cittadine, oppure va sul mio sito www.enzorivellini.com e lo può acquistare facilmente. Fa anche un'opera, una buona opera di carità, perché gli introiti vanno alla Lega Italiana Lotta ai Tumori. Va benissimo, grazie. Grazie a voi. Il titolo è Non faccio nomi, solo cognomi. Se lei dovesse fare dei cognomi, quali cognomi farebbe? Innanzitutto Rivellini, che è stato un politico che ha attraversato sia la Prima che la Seconda Repubblica con grande capacità di sintesi, con grande impegno e, come dimostra nel suo autoritratto, con anche battaglie che lo hanno visto protagonista, senza che questo offendesse chi era al potere. La presenza di Bassolino in questo momento rappresenta un momento della storia dell'attività politica di Rivellini in Consiglio regionale, e questo gli fa onore. Grazie Presidente. Perfetto, noi siamo andati via prima, è la prima volta che lasciamo una presentazione di un libro, una conferenza stampa, anzitempo abbiamo sentito delle voci dei partecipanti, meno una, il Presidente Bassolino ancora una volta, tenendo fede al suo metodo, si è sottratto alle nostre domande. Come quando era in carica come presidente e poi come sindaco prima, voleva le domande scritte il giorno prima, anche adesso ha detto che lui non avrebbe risposto a delle semplicissime domande di terza media. Noi volevamo chiedergli semplicemente qual era la sua posizione rispetto alla proposta Fiano, perché lui nel suo intervento ha parlato di pacificazione, di rispetto fra maggioranza e opposizione, ma nelle parole dice una cosa, nei fatti evidentemente pensa diversamente. Bassolino si riconferma essere la persona meno adatta per essere ancora in politica, e quello, io lo ricordo sempre, è quello che per accendere una piazza della città di Napoli, e mi riferisco alla piazza del Plebiscito, spense tutte le piazze di questa città, spegnendo con esse la verità sulle periferie, sulla realtà della questione, della situazione politica in cui ancora oggi versa la città di Napoli. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.